Il dottor Ghizzoni ha confermato quello che già Visco e Vegas avevano detto: non c'è stata alcuna pressione né di Maria Elena Boschi né di altri, non c'è stato alcun intervento improprio, c'è stato un colloquio definito normale. Il dottor De Bortoli aveva scritto una cosa completamente diversa, che il ministro Boschi aveva chiesto di comprare Banca Etruria, cosa che Ghizzoni ha smentito, e che quella richiesta aveva attivato un interesse di Unicredit su Banca Etruria, altra circostanza completamente smentita dal dottor Ghizzoni, che ha spiegato come quell'attività sia stata aperta precedentemente. Quindi il dottor De Bortoli ha scritto il falso. La Boschi come faceva a sapere di questa trattativa? Infatti la Boschi non è detto che lo sapesse, nessuno ha detto questo. Quindi questa richiesta però la fa di sua sponte, senza sapere che c'è il dossier già aperto. Ghizzoni l'ha raccontata così, dopodiché anche Ghizzoni ha ribadito che la richiesta della Boschi era figlia di una preoccupazione che lui ha ritenuto normale e legittima per il suo territorio. Quando voi dicevate del conflitto di interessi di Berlusconi, non dicevate aspettiamo che si concretizzi, era il fatto che c'erano due interessi appunto che confliggevano. Non mi dispiace, ma non è così. E il conflitto di interesse che noi diciamo rinfacciavamo giustamente a Silvio Berlusconi è una cosa ben diversa, perché Silvio Berlusconi legiferava a favore delle sue aziende. Gli atti di questo governo hanno prodotto semmai danni alla famiglia Boschi, per questo non c'è conflitto di interessi. Non basta il fatto che lei non aveva nessun titolo per farli questi incontri. Ma questo non è vero. Intanto il conflitto di interessi c'è se c'è una richiesta di intervento sfruttando una posizione di potere, che non c'è stata. Tutti quanti hanno raccontato la stessa cosa, ovvero che la Boschi era preoccupata non per la crisi della banca, ma per la ricaduta sullo stato del credito in quella regione. Ma questo lo sappiamo tutti. Benissimo. Se io ho un padre vicepresidente di una banca, quella banca e altre banche del territorio vanno in crisi, io siccome ho un padre vicepresidente della banca non ho il diritto di preoccuparmi degli effetti. In più c'è una mail di Carrai che sollecita l'acquisizione da parte di Unicredit di Banca Etruria. Carrai manda una mail non per chiedere di comprare una banca, ma chiedendo informazioni. Dopodiché Carrai non scrive mail a nome né dell'ex presidente del Consiglio né del ministro Boschi, che come abbiamo tutti appreso, diciamo, quando aveva bisogno di qualche informazione le chiedeva direttamente. Non era a nome nostro, ripeto, chiedetelo a Carrai, non ne ho la più pallida idea. Presidente Boschi, lei da presidente del PD la firma la lista con Maria Elena Boschi candidata in un collegio uninominale o in un... Ma io penso che un grande partito come noi siamo, quando un suo rappresentante, un suo esponente è oggetto di un'aggressione ingiustificata, come in questo caso, non si piega agli aggressori. Non abbiamo alcun addebito da fare a Maria Elena Boschi, penso che sia una personalità importante di questo partito e che debba essere ricandidata. Ma Boschi oggi, nella candidatura della Boschi oggi, fa guadagnare o perdere voti al PD? Questa è la valutazione del Presidente del PD, la deve fare. Ma io penso che Maria Elena Boschi sia un leader amato dai nostri elettori. Quindi fa guadagnare voti. Noi siamo tutti personalità politiche, nel piccolo, nel grande, che portano il loro contributo al PD e che quindi nel loro piccolo ognuno di noi porta un valore aggiunto al Partito Democratico. Compresa Maria Elena Boschi, ovviamente. Ed essendosi occupata del suo territorio, voi la candidate nel collegio uninominale che include Laterina, non la mettete in un listino bello bloccato. Ma vede, essendo noi un partito, abbiamo le regole, le candidature vengono definite insieme da partito nazionale, partiti regionali sulla base delle proposte dei nostri iscritti, quindi non essendo nel partito di proprietà di un imprenditore, società o di un SRL, noi useremo per la selezione delle candidature procedure democratiche, sarebbe assai scorretto che il Presidente del Partito Democratico distribuisse candidature nei collegi.